never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. Eccomi qua, ho preso le piante, solo che hanno fatto fatica a entrare dentro, erano molto alte. Adesso vado a fare la spesa, poi oggi voglio fare anche un pane in padella, che sicuramente voi già avete visto il video domenica. Va bene ragazzi, ci tenevo ecco di salutarvi, adesso vado a fare la spesa, poi faccio, come avevo già detto, il pane in padella. Poi mi è arrivato un'arca da Amazon, non vedo l'ora già di montarla. E che mi metto la mia pentina di gelsomino. Ho preso gelsomino perché ho detto questo, che d'estate mi farà delle piccole fioriture, no, molto profumate, però d'inverno mi rimane sempre tutto verde. In questo modo d'inverno non mi rimanerà l'arco vuoto, no, tipo secco. Va bene, ci tenevo di salutarvi, adesso io vi mando un bacione e vado a fare la spesa. Pulisco un po' la casa, adesso che è arrivato il caldo stiamo con la porta aperta, di conseguenza si accumula tanta polvere. Guardate ragazzi, vi voglio fare vedere che mi è arrivato un aspirapolvere nuovo. So che tanti di voi aspettate qualche coupon, qualche offerta di aspirapolvere. Mi è arrivato un aspirapolvere sempre da Sun Tzu. L'altra volta quando ho presentato Z11 ho visto che siete stati in tantissimi a comprarlo. Adesso mi è arrivato la Z15. Guardate, mi viene di finire questo aspirapolvere, che non è un aspirapolvere ma un aereo, ma veramente talmente potente. E poi ha un designer bellissimo. Sul display ci sono questi due pulsantini che possiamo vedere tipo
la velocità, c'è la turbo, eco e quella standard. Il loro grande successo è dovuto a questa, o soprattutto alla sua potenza, ma anche al tagliacapelli che è incorporata dentro nella spazzola. Anche in questo modo non si impiglia i capelli sulla spazzola. Poi quest'altra è fatta apposta per chi ha animali in casa, su queste parti più ruvidi si attacca il pelo e dopo assorbe. E poi c'è tanti accessori che permette a fare le pulizie molto più facile. Ho visto che in Italia ancora la recensione di questa aspirapolvere non c'è, ancora non è arrivato, non lo trovate neanche su Amazon, lo trovate soltanto su Banggood. E vi dico che ha un prezzo 50% o anche di più, qualcosetta in più se non sbaglio, un ottimo prezzo. E guardate, se cercate veramente un potente aspirapolvere, vi lo consiglio, che rimanerete contenti come sono rimasta anche io. Va bene, adesso andiamo avanti. Aspiro bene anche il divano. Ho notato che anche sul divano io, sì, di giorno anche tengo il copridivano, due coperte così semplici che li metto qua sopra. Soprattutto quando so che i bambini magari giocano fuori e poi a volte vengono, ecco, e si mettono direttamente sul divano. Ma come potete vedere quest'anno il mio divano si è salvato. Non è così sporco come l'anno scorso, se vi ricordate che l'abbiamo lavato bene. Insomma, ci sono anche i bambini già, sono cresciuti più grandi e capiscono, ecco, di stare più attenti. Adesso lavo anche il pavimento, tolgo così tutta la polvere. Ho notato questo, che quando io lavo il pavimento in casa, la polvere, ho meno polvere anche sugli armadi, ad esempio, sui mobili. Lavo veloce anche le lenzuola dei bambini, c'è una bellissima giornata. Lavo veloce anche la finestra del bagno, la finestra la lavo con aceto di alcol, mi trovo bene, vedo che li sgrassa molto bene, ma se non lo avete potete tranquillamente lavare anche con detersivo per i piatti, dopo risciacquare bene che vengono comunque, ecco, li sgrassa bene. Lavo bene anche lo specchio, lavo bene il bagno, pulisco anche il pavimento, così lascio il mio bagno tutto bello profumato. Guardate adesso, mentre stanno uscendo questi miei video, che è uscito tipo anche quello di Ikea, che sta uscendo questo e poi ne uscirà sicuramente ancora un altro. Io comunque in questo periodo sto facendo un cambiamento a casa mia e mentre sto facendo questo cambiamento sto anche preparando questo video per voi. E cosa volevo dire? Penso che uscirà questo video o questo mese, o se non riesco a inserirlo questo mese, allora lo inserirò a giugno. Però penso che è un video, uno di quelli più belli che io abbia mai fatto. Cioè, più bello non lo so, però più impegnativo. Va bene, lavo veloce la doccia, lo lavo con detersivo per i piatti. Guardate, vi dico che a volte mi piace di lavare la doccia, proprio anche dentro le batonieri e tutto. Mi piace lavarle con detersivo per i piatti, perché detersivo per i piatti, l'avevo detto anche in un altro video, per me è universale. Possiamo usarlo ovunque. Di solito quando pulisco il bagno mi piace di lavare il specchio l'ultimo, perché ho notato che quando lo lavo prima e dopo lavo il lavandino, qualche goccia di acqua e di detersivo va a finire e dopo è un doppio lavoro. Perché provate anche voi a lavarlo per l'ultimo, vedrete come risparmiate quel tempo delle vostre pulizie di casa. Dopo voglio anche stirare un po', mi organizzo in questo modo. Quando fa caldo fuori, ad esempio primavera e estate, di solito faccio più spesso le lavatrici, cambio più spesso le lenzuola, tutte queste cose. E ho notato che se io mi dedico almeno 15 minuti al giorno di stirare, non mi si accumulano tutte queste cose. Non è che stiro adesso tutto quanto, però almeno quelle cose che sono da stirare, ecco, ci tengo di stare 10-15 minuti ogni giorno.
E sono più contenta io, ecco, non vedo, non ho tutto accumulato che mi stressa. Adesso voglio condividere con voi una ricetta che io ho provato tante ricette di macchina, ma questa vi dico che non puoi di cambiamenti di ingredienti è migliore. Quasi quasi insisto che lo provate, vedrete che rimanerete molto contente. Ho fatto sciogliere un po' di burro, abbiamo bisogno di burro fuso. Ho messo con zucchero di canna, vi lascerò tutto nella descrizione del video. Mettiamo l'uovo e amalgamiamo bene. Ho messo zucchero di canna perché volevo un colore tipo caramello, ok? A me non piace quando metto tipo il cacao dentro perché una e cambia anche il gusto. Ho messo anche aceto, mettiamo la farina e amalgamiamo bene. Ho fatto questo, prima ho mescolato tutte le cose liquide, adesso aggiungiamo tutto tipo farina, un polvere, tutto secco. Aggiungo anche un po' di cannella, ho aggiunto un po' di vanillina e mescoliamo bene. E aggiungo anche un po' di bicarbonato, un po' di sale e un po' di zucchero. Spalmo con un po' di olio. Se voi mettete tipo le formicole là, le cestine che sono di carta, ok? Di solito i muffin in quelle cestine là di carta e si umidisce, no? La carta. Invece se voi mettete tra la base, cioè tra questa forma e anche la cesta di carta, mettete un po' di riso, vedrete come rimanerà bello asciutto, no? Non rimanerà umido. Guardate, questi muffin sono talmente umidi dentro, no? Cioè tipo non sono secchi, ok? E vi rimane anche il secondo, il terzo giorno così, come potete vedere è molto buono. Poi c'è questa combinazione con la mela, provate. Io non ho messo niente sopra, né panna montata, né crema, anche perché sono delle merendine che do anche a scuola ai miei figli, così non si sporcano. Adesso prepariamo anche la cena. Ho messo a soffriggere un po' di asparagi con funghi, ho messo anche un po' di aglio e metto la carne sopra, un po' di sale, un po' di pepe e aggiungo anche il brodo dopo in questa cottura. Adesso prendo un po' di maizena con un po' di brodo, amalgo tutto bene e metto dentro, in questo modo abbiamo anche un sughetto e così questa carne è molto morbida da mangiare. Va bene ragazzi, io vi saluto, spero molto che questo video vi sia piaciuto, se è così sostenetemi con un commento che non vi piace e noi ci vediamo presto, ciao ciao!